Buongiorno a tutti, siamo con Claudia Leporati, dermatologa specializzata nel trattamento della psoriasi. Buongiorno dottoressa, grazie per essere con noi qui oggi. Senta, Buongiorno, grazie a voi. l'Associazione Nazionale Gli Amici per la Pelle, in collaborazione con Novartis, ha condotto l'indagine sui social dal titolo Psoriasi al tempo del Covid-19, sulla percezione della patologia da parte di pazienti e caregiver. Quali sono stati i principali risultati di questa indagine? L'intervista ha avuto dei risultati molto sorprendenti, poiché pensi che circa l'80% dei pazienti che ha partecipato ha avuto un peggioramento dei sintomi della psoriasi. Calcoliamo tra l'altro che l'intervista si riferiva alla prima ondata, al 2020, quindi è un periodo sicuramente molto impegnativo per tutti, ma soprattutto per questi pazienti affetti da una malattia cronica. Inoltre hanno manifestato delle sensazioni, delle emozioni negative, ovviamente, soprattutto ansia, stress, impotenza, tristezza. E addirittura il 20% dei pazienti ha sentito la necessità di fare uso di sostanze, in particolare fumo. E quindi sono stati dei risultati che sicuramente sono stati per noi sorprendenti, che non ci aspettavamo. Senta, ci sono differenze su come paziente e caregiver hanno vissuto l'impatto di Covid-19? Sostanzialmente non molte, perché la differenza forse più importante è stata quella delle emozioni, perché i caregiver rispetto ai pazienti hanno come emozione predominante hanno riferito l'impotenza. L'impotenza perché ovviamente si trovavano in una situazione in cui non potevano aiutare il convivente, il familiare e soprattutto c'erano grossi problemi di assistenza, assistenza sanitaria. Infatti entrambi, sia i caregiver che i pazienti, hanno riferito che circa il 50% diciamo di loro ha riferito un peggioramento dell'assistenza da parte del sistema sanitario. Quindi spesso si trovavano in difficoltà anche a raggiungere lo specialista, visto comunque il medico di riferimento, nel nostro caso il dermatologo. Ecco, in questo contesto l'emergenza sanitaria ha compromesso l'aderenza alle terapie dei pazienti con psoriasi ed eventualmente ritardato le nuove diagnosi? Sicuramente sì, sicuramente soprattutto alla prima ondata, perché le altre, come sappiamo, sono andate in modo un pochino diverso. Innanzitutto perché sono state grosse difficoltà a prenotare le prime visite, perché sono stati chiusi tutti gli ambulatori e erano riservati solo alle urgenze. Difficoltà a prenotare i controlli, perché anche quelli erano stati annullati e quindi i pazienti non riuscivano magari a rinnovare il piano terapeutico, in particolare i pazienti che seguono terapie con farmaco biotecnologico e alcuni pazienti hanno anche sospeso la terapia in autonomia perché erano spaventati, non sapevano se era pericoloso continuare o meno e quindi ovviamente abbiamo assistito, come testimoniato anche durante le interviste, a un peggioramento dei sintomi in generale, un po' per stress, perché comunque la psoriasi è una malattia psicosomatica, come sappiamo, e un po' proprio anche perché le terapie sono state in parte abbandonate. Sicuramente sì. Invece, in che modo la pandemia ha complicato il dialogo tra esperti coinvolti nella gestione del paziente con psoriasi e tra pazienti e specialisti? Ma sicuramente tra noi specialisti i contatti erano ridotti perché tanti di noi erano coinvolti comunque nell'emergenza, dirottati su reparti o sul territorio a seguire i pazienti Covid. Quindi se normalmente collaboriamo con infettivologo, cardiologo, reumatologo, in quella circostanza diciamo che i collegamenti erano veramente ridotti all'osso, come si suol dire. E con i pazienti, chi più chi meno, comunque purtroppo ha dovuto ridurre gli accessi, i collegamenti, perché alcuni specialisti ovviamente non erano raggiungibili, qualcuno magari via mail, qualcuno via telefono, però è stato un momento sicuramente complicato per tutti. Mentre dal punto di vista del successo dell'indagine, qual è stato il ruolo dei social? Beh, direi indispensabile, predominante, perché senza social credo che avremmo ottenuto il 5% di interviste. Invece i social, quando sono partiti, diciamo, hanno veramente avuto un successo enorme. Questo devo riconoscerlo assolutamente. Soprattutto al sud, devo dire che i pazienti che hanno partecipato alle interviste erano soprattutto nel meridione.
Senta, le faccio l'ultima domanda a proposito della percezione della psoriasi. Come sta evolvendo la situazione alla luce della nuova ondata pandemica da variante Omicron? Ma allora, in alcuni posti le visite si sono di nuovo ridotte e quindi per quanto riguarda i pazienti con la psoriasi, in alcune realtà sicuramente c'è nuovamente qualche difficoltà, però i pazienti secondo me sono più preparati, sanno come raggiungere il proprio specialista, sono anche un po' più tranquilli perché sicuramente non siamo più nel 2020, abbiamo imparato anche a conoscere questo virus e quindi sicuramente un po' di paura c'è ancora, ma sono ottimista, per cui secondo me le cose stanno andando abbastanza bene anche per i pazienti con la psoriasi, direi. D'accordo, dottoressa Leporati, io la ringrazio per l'approfondimento e le auguro buon lavoro. Grazie, grazie molte a voi. Buon lavoro, buona giornata.